Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, grazie di essere collegati, grazie ai relatori che sono qui con me. Io sono Rossella Muroni, sono la capogruppo della componente Facciamo Eco alla Camera dei Deputati. Una delle missioni che la nostra componente si è data è quella di fare eco, di dare voce ai soggetti non rappresentati in Parlamento, ma che invece nel Paese portano avanti istanze importanti. E in questo caso oggi abbiamo il piacere di ospitare qui con noi l'Alleanza Sociale per la Sovranità Alimentare, quindi parliamo di agricoltura, ma in particolare appunto di sovranità alimentare che deve ripartire dai diritti e dal valore del lavoro per tutelare e rilanciare l'agricoltura, il territorio e le comunità. Credo che sia, come dire, un connubio necessario quello tra lavoro di qualità, tra diritti e agricoltura di qualità, una prospettiva necessaria per il nostro paese, ma abbiamo imparato per gli equilibri generali dell'ecosistema. Siccome siamo tanti a dover parlare, io non voglio togliere spazio, magari poi alla fine, se ci sarà tempo e modo, avrò piacere di dare il mio contributo dopo aver ascoltato tutte le voci presenti oggi. E a questo punto do la parola a Gianni Fabris, che è il portavoce Alleanza Sociale per la Sovranità Alimentare. A Gianni chiedo anche di presentare gli altri ospiti e insomma di iniziare con i contenuti della conferenza stampa. Grazie. Sì, bene, grazie. Sono Gianni Fabris, sono il presidente onorario di Altra Agricoltura e il portavoce dell'Alleanza Sociale per la Sovranità Alimentare. Siamo uno spazio nato ormai da diversi mesi, da un anno circa, che punta a costruire in Italia appunto un'alleanza fra quelli che condividono la proposta della sovranità alimentare. La sovranità alimentare è fondamentalmente declina il diritto dei popoli, delle comunità a determinare il proprio modello di produzione, di distribuzione, di consumo del cibo, ma anche di gestione del territorio. È quindi un principio molto lontano dall'idea dell'autarchia e molto legato invece alla democrazia e al diritto appunto a potersi determinare. L'Alleanza Sociale per la Sovranità Alimentare ha dentro di sé l'idea di promuovere la fuoriuscita dal modello della crisi dell'agroalimentare in cui siamo, che è una crisi che ci consegna desertificazione delle campagne e del lavoro umano, una grande crisi di sistema, puntando dritti a un obiettivo, quello di promuovere l'agricoltura, l'agroalimentare dei diritti e il cibo dei diritti. I diritti per noi sono quattro fondamentalmente, sono i diritti dell'impresa a produrre reddito, quindi degli agricoltori, dei pastori, degli allevatori, dei pescatori. Se non c'è questo diritto riconosciuto, che certo va coniugato con la responsabilità, ma se non c'è questo diritto riconosciuto non c'è economia. Poi c'è il diritto del lavoro e dei lavoratori, che è il diritto al salario, ma anche il diritto alle condizioni di lavoro, al contesto, al valore del lavoro dei lavoratori dipendenti dell'agroalimentare. C'è il diritto dei cittadini alla sicurezza alimentare, il diritto al cibo, al prezzo, alla qualità, alla sua disponibilità. E c'è infine il diritto delle comunità, ai beni comuni, all'ambiente, al territorio, alle radici, ad avere un'agricoltura legata alle dinamiche del proprio territorio. Quindi parliamo di diritti. Quando noi parliamo di diritti significa esattamente declinarli in tutta questa articolazione. Noi abbiamo un'idea che è quella per cui questo sistema che nega i diritti in realtà è un sistema che va profondamente modificato, va cambiato. Noi ci poniamo l'obiettivo di promuovere in questo paese uno spazio di confronto, di far ripartire finalmente una discussione intorno a un obiettivo, che è quello che noi chiamiamo nuova riforma agraria e dell'agroalimentare. Siamo un po', forse, io non so se posso dirlo così, ma ci sentiamo sufficientemente eretici, ma anche molto concreti da questo punto di vista. Questo sistema non può essere efficientato.
Questo sistema va trasformato in senso positivo, nella direzione di rispondere a quei criteri, a quei diritti. Quindi puntiamo a una grande operazione che 70 anni dopo la riforma fondiaria torna in questo paese a parlare di riforma, torna a parlare perché siamo convinti che dobbiamo superare l'idea che sia il mercato, questo mercato in particolare che si è determinato negli ultimi decenni nell'impatto fra l'agricoltura e i processi della globalizzazione, che ha svuotato dei diritti. Noi abbiamo bisogno di affermare invece un grande cambiamento, di rimettere i diritti al centro. Per fare questo serve una riforma. Quindi abbiamo promosso il foro per la nuova riforma agraria ed agroecologica. Tu stessa, Rossella, hai partecipato a uno degli atti fondativi. Te ne siamo grati, peraltro, come ai diversi altri parlamentari che ci stanno dando segnali positivi. Insomma, ci sembra di cogliere anche un elemento importante dalla politica, la disponibilità a confrontarsi su queste questioni. Non la faccio troppo lunga, vado a un punto per presentarti poi le proposte di oggi. Il punto è, che significa oggi parlare di. Oggi vorremmo affrontare in particolare le questioni dei diritti del lavoro. Lo affrontiamo con la LILCA, che è la Lega Italiana Lavoratori del Campo e dell'Agroalimentare, che è la rete di cui Maurizio Grosso è portavoce, te lo presenterò fra un attimo più adeguatamente, il coordinatore, che è il progetto che nasce dentro questo spazio dell'Alleanza Sociale per la Sovranità Alimentare, di questo spazio di collaborazione, lavoro, fra quelli che hanno delle pratiche attive in difesa del lavoro, migranti, italiani, e così via. Stiamo lavorando per provare a ricostruire un punto di vista. Perché c'è bisogno di uno spazio di questo tipo? Perché il lavoro in Italia, il lavoro dei braccianti, ha perso di senso, ha perso di significato. Non solo ha perso quote di diritti economici e materiali, ma ha perso di senso e di significato. Noi abbiamo un giudizio che proponiamo così, molto lo abbiamo scritto nei documenti che poi ti lasciamo e che sono pubblicati nella pagina del sito www.lilca.it, sono tutti scaricabili. Il punto del lavoro, l'Italia è profondamente cambiata negli ultimi 30 anni, da essere un grande luogo della produzione del cibo, del lavoro della terra, è diventata una grande piattaforma commerciale. Tutta in mano alla speculazione commerciale. I dati economici che lo descrivono è uno solo, molto semplicemente. 30-35 anni fa, fatto pari a 100, il valore aggiunto che si determinava negli scambi dell'agroalimentare, quel valore aggiunto veniva distribuito in percentuali più o meno equilibrate, diciamo equitative. Un terzo remunerava le imprese, un terzo remunerava la trasformazione, un terzo la distribuzione. Oggi oltre i due terzi stanno in mano alla GTO, tutti gli altri attori si spartiscono meno di un terzo. Qui c'è un punto fondamentale. Quando parliamo di diritti del lavoro, dobbiamo recuperare la mission di questo paese a produrre. Noi non siamo un supermercato. Il Made in Italy non possono essere i grandi marchi della speculazione dentro cui la materia prima non c'è più, anche perché quel modello sta saltando. Come lo dimostrano in questi giorni, fra l'altro, i dati sulla pasta, tanto per citarne uno. È stata molto facile per i nostri industriali vantarsi di una produzione di pasta fatta con il grano che veniva da qualsiasi altra parte del mondo. Oggi sta nei fatti che quel modello che promuove una pasta, un prodotto che può essere prodotto ovunque su questo pianeta, ci consegna il dato che dalla Turchia ci stanno. I numeri ci dicono che le produzioni di pasta stanno aumentando oltre persino i nostri numeri. Quindi non reggiamo. Recuperare il senso del lavoro significa recuperare i diritti, recuperare i salari, recuperare tutta una serie di condizioni, ma anche e soprattutto recuperare la funzione produttiva di questo paese. Serve una grande alleanza. Serve ripensare il nostro modello. Quando diciamo ripartiamo dai diritti del lavoro, diciamo ripartiamo a pensare complessivamente il nostro modello. Quindi questo è il nostro approccio.
poniamo oggi, ti lasciamo, ti consegniamo, vi consegniamo alcune proposte da cui partire per il confronto, per quella che noi indichiamo come una riforma assolutamente necessaria e indispensabile. Maurizio Grosso adesso diciamo, entrerà più nel merito di alcune questioni che riguardano direttamente quello che noi abbiamo chiamato un piano organico per difendere il lavoro, poi avrai tre interventi subito dopo. Avrai un intervento del responsabile di Alta Agricoltura Lavoro, quindi di un imprenditore agricolo che ci dirà perché sono importante l'intervento di Papa Latifai da Casa Sankara, che ti consegnerà un documento prodotto da questa straordinaria esperienza di autogestione di migranti nel Foggiano, che si rivolgono direttamente ai parlamentari e al capo del governo con una serie di proposte che gli lasciamo, e l'intervento di Lucia, una dirigente dell'organizzazione impegnata con le braccianti a far avanzare l'idea dei diritti, che ci racconterà e ci proporrà perché, cosa significa oggi in particolare per le donne braccianti la proposta che stiamo avanzando. Io quindi lascerei la parola a Maurizio Grosso, che è il segretario generale del Sifus Confali, che è un'organizzazione sindacale di lavoratori braccianti, ed è il portavoce coordinatore della Lilca. Grazie, grazie dell'opportunità che ci date di poter rappresentare quelle che sono le ragioni che piano piano, con il confronto quotidiano che facciamo con i lavoratori, i braccianti, diciamo, il mondo dell'agricoltura, stiamo via via costruendo. Vedete? Quelle che lanciamo oggi sono le prime proposte organiche su, diciamo, questo percorso che vede rivendicare i diritti del lavoro contestualmente a quelli che sono i diritti delle aziende a produrre cibo sano pagato in maniera remunerativa, e dei consumatori a, come dire, a poter acquistare cibo, come dire, appunto, cibo sano, cibo vero. Non abbiamo la pretesa che siano queste proposte esaustive, ripeto, sono le prime che lanciamo in questa fase delicata della storia del nostro paese, e le mettiamo, diciamo, al centro dell'attenzione dell'agenda politica e sindacale, perché riteniamo che rappresentano, diciamo, un punto di vista maggioritario nel nostro paese. Allora, le proposte che mettiamo in piedi e che attengono appunto la difesa dei diritti dei lavoratori sono sostanzialmente cinque. Il primo punto è quello che riguarda la questione del caporalato. Il caporalato si supera sostituendo la funzione del caporale con quella di un soggetto pubblico che convogli domanda ed offerta di lavoro. Bisogna creare presso i centri per l'impiego degli appositi sportelli aperti, capaci di divenire il punto di incontro pubblico tra la domanda e l'offerta di lavoro. La norma che abbiamo conosciuto sul caporalato, che se è vero come è vero che ha inasprito, diciamo, le pene, è altrettanto vero che appunto non è riuscita a dare una soluzione organica al superamento, diciamo, di questo grave aspetto che riguarda il mondo del lavoro in agricoltura. È servita più che altro che, come dire, come deterrente. Però noi abbiamo la necessità di sostituire quello che è appunto il ruolo proprio del caporalato.
e quindi la necessità di mettere in piedi un soggetto pubblico che abbia la capacità di convogliare la domanda e l'offerta di lavoro. Quindi questo, diciamo, rappresenta un punto centrale del nostro progetto. Un altro punto che a nostro giudizio è centrale e fondamentale è quello della costruzione del sindacato che stiamo costruendo, un sindacato che vuole essere moderno perché rivendica sì i diritti dei lavoratori, ma lo fa contestualmente alla rivendicazione di un prezzo minimo per le imprese per produrre cibo sano ed etico. Che cosa significa questo? Significa che siamo stati abituati negli anni passati a vedere, come dire, probabilmente forti rivendicazioni da parte delle organizzazioni sindacali rispetto, diciamo, il riconoscimento del salario nei confronti dei lavoratori agricoli. Non abbiamo avuto modo di vedere la stessa veemenza rispetto invece a quello che deve essere il prezzo che necessariamente deve ottenere un'impresa agricola nel momento in cui produce cibo sano e naturalmente etico. Quindi per queste ragioni i due aspetti, le due rivendicazioni vanno di pari passo. Com'è possibile pensare al rispetto del contratto collettivo del lavoro, sul quale ora entreremo poi nel merito, se noi sappiamo già con certezza che un terzo del bilancio dell'Unione Europea andrà ai paesi del centro e del nord Europa perché sono, come dire, i figli dell'agricoltura produttivistica e industrialista che conosciamo, anche perché, diciamo, la PAC che si sta delineando, che si è delineata, è sostanzialmente la copia fotografica di quella precedente. Quindi la stragrande maggioranza delle risorse andranno nelle tasche degli agricoltori del centro e del nord Europa, fatto che determinerà sicuramente la realizzazione di redditi che sono almeno il 50-60% inferiori per quanto riguarda gli agricoltori che producono appunto agricoltura mediterranea. Quindi, se questi agricoltori hanno un reddito così poco significativo, come faranno poi a pagare il salario richiesto dai contratti collettivi di lavoro ai braccianti che per conto loro lavorano? Quindi per questa ragione la nostra vuole essere un'organizzazione sindacale intelligente che guarda contestualmente, quindi con un occhio al problema del reddito per l'impresa e con l'altro contestualmente a quello dei diritti per quanto attiene i braccianti agricoli. Braccianti agricoli che rappresentano un segmento importante e significativo della nostra economia, visto che in Italia sono circa 870.000 e che oltre a questi 870.000 se ne stimano almeno 165.000 in nero. Quindi una volta diciamo rivendicato, come dire, chiarito questo aspetto, è chiaro che per quanto riguarda i lavoratori in senso stretto, deve essere rivista tutta quella che è l'impostazione che riguarda i contratti collettivi. Vedete, il contratto collettivo che riguarda i braccianti agricoli è l'unico che non prevede una tabella salariale, diciamo, uniforme per tutta Italia. Anzi, a dire il vero, questa tabella non esiste, perché quello che esiste sono solo ed esclusivamente i contratti provinciali, che rappresentano delle vere e proprie gabbie salariali che si trovano in ognuna delle oltre 100 province d'Italia. Quindi noi proponiamo che nei contratti ci debba essere una tabella salariale generale che deve prevedere un costo del lavoro netto che non può essere inferiore di 10 euro l'ora. Sappiamo perfettamente da diversi studi, ma anche dalle nostre esperienze, che le aziende importantissime che fatturano 100, 200 milioni l'anno di fatturato sono quelle più propense a dare
dare retribuzioni più basse fino ad arrivare a 3 euro, 3,50 euro ai lavoratori e a tenerli al lavoro fino a 13-14 ore al giorno. Io credo che un paese civile questo non possa assolutamente permetterselo. Un altro punto importante e fondamentale del nostro progetto rivendicativo riguarda l'introduzione di una norma nel nostro appunto sistema legislativo che serve per superare la perdita involontaria del lavoro, sia dal punto di vista previdenziale che assistenziale. Noi abbiamo registrato nel recente passato il fatto che almeno un terzo dei braccianti agricoli iscritti negli elenchi anagrafici non riescono a raggiungere le giornate minime lavorative che fino a 10 anni, 12 anni fa riuscivano a raggiungere. E questo avviene perché spesso e volentieri nel nostro paese si vengono a determinare tutta una serie di calamità che impediscono quindi in maniera involontaria a questi lavoratori di poter lavorare, quindi di raggiungere quelle giornate che in genere raggiungevano. È necessario appunto introdurre una norma, anzi reintrodurre una norma, perché questa norma fino al 2007 esisteva nel nostro ordinamento, che prevede nel caso di calamità naturalmente riconosciute con decreto ministeriale, quindi attraverso gli organismi che poi nel territorio utilizza il governo, di accertare che ci sia stata appunto questa calamità. E che quindi questa abbia determinato la perdita involontaria di giornate lavorative che debbono naturalmente essere riconosciute dal punto di vista assistenziale e previdenziale ai lavoratori. Una norma del genere abbiamo proposto che venga introdotta nel decreto Sostegni bis proprio per i danni che sono stati causati dall'emergenza sanitaria. L'emergenza sanitaria ha fatto sì che i lavoratori agricoli perdessero almeno 20-30 giornate nel corso dell'anno precedente. Quindi sarebbe utile, sarebbe opportuno che queste giornate, dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, vengano riconosciute ai lavoratori. Il senatore Trentacoste è il senatore che ha avuto, diciamo, il materiale che va in questa direzione e si era impegnato, come dire, a farsi carico nel momento in cui il decreto Sostegni bis arriverà in Parlamento, appunto di presentare la proposta, che tra l'altro era stata letta positivamente giorno 5 maggio in occasione di un incontro che abbiamo avuto con il ministro all'agricoltura, dallo stesso ministro. Quindi questo, diciamo, è un elemento importante. Un altro elemento importante e fondamentale per quanto riguarda il mondo del lavoro in agricoltura, quindi i braccianti agricoli, è l'aspetto legato alla previdenza. Noi riteniamo che il lavoro dei braccianti sia un lavoro sostanzialmente semi-usurante. I braccianti agricoli non possono andare in campagna fino a 60 anni di età e magari caricarsi due cassette di 22 kg cada uno sulle spalle e camminare piene di agrumi e camminare fino a raggiungere il mezzo di trasporto per 500-600 metri senza correre il rischio praticamente di ammalarsi definitivamente, come spesso e volentieri accade a questa categoria. Quindi, a nostro giudizio, dal punto di vista della previdenza, è necessaria una certa attenzione. E noi pensiamo che il ritorno a una norma che già è stata in vigore per questa categoria fino ai tempi del governo Dini possa essere, come dire, all'altezza di questa sfida. Quindi, a nostro giudizio, il bracciante dovrebbe andare in pensione al raggiungimento
del 40° anno di contributo, a prescindere dall'età anagrafica, oppure al raggiungimento dei 35 anni di contributi nel momento in cui si raggiungono i 57 anni di età. Ma diciamo che queste, in linea di massima, sono, dire, delle proposte, che vanno nella direzione di toccare tutti gli aspetti che riguardano, questo mondo del lavoro, il mondo del lavoro a cui stiamo facendo, riferimento, oggi, e pensiamo praticamente che, interventi che vadano in questa direzione possano davvero, rappresentare, come dire, un miglioramento, significativo per la categoria. Bene, allora io se posso presentarti gli altri ospiti nell'ordine, così facciamo velocemente, chiederei a Gervasio Ungolo, imprenditore agricolo di Palazzo San Gervasio, provincia di Potenza, componente del direttivo nazionale di Alta Agricoltura. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno onorevole. Niente, che c'è da dire? Ormai l'agricoltura è schiacciata tra costi di produzione che sono ahimè in mano a grosse aziende, per lo più multinazionali, con dei prezzi rigidi alla quale non è possibile intervenire sul prezzo, a dei prezzi del prodotto finito che è veramente miserevole rispetto a quello che poi rimane all'agricoltura. E in più viviamo all'interno di territori che vivono un disagio non indifferente, che è quello determinato dalla mancanza di politiche, di welfare, di politiche all'abitazione e di veri diritti sul lavoro, che invece colpisce gli immigrati che braccianti, per lo più braccianti, ecco, che in qualche modo dovrebbero essere chi coadiuva le attività in azienda agricola e quindi in realtà chi fa muovere l'azienda agricola e la rende anche produttiva. Purtroppo oramai è un trentennio che discutiamo di questo problema. Diversi sono stati i provvedimenti, alcuni hanno sortito dei risultati, altri invece pochi risultati, altri ancora, tipo quella della sanatoria, l'ultima della ministra del lavoro dell'ultimo governo, non è ancora terminata perché appunto le prefetture molto lentamente stanno espletando le pratiche. E già è visto già il basso ricorso dei braccianti a questo provvedimento, vediamo come l'agricoltura è un settore che soffre e soffre fortemente. Per questo evidentemente c'è bisogno di una grossa rivoluzione che vada a rivedere quella che è tutta l'attività primaria di questo paese, ricordandoci che l'attività primaria ha superato quella che è stata la grossa crisi economica finanziaria partita dal 2008 e che ancora vede superare in modo egregio anche il tema che riguarda la crisi provocata dal Covid. Probabilmente è l'unico settore che anche qui ha visto gli agricoltori tenacemente e fortemente lavorare senza chinare il capo e mantenere una certa ricchezza, mentre invece ahimè, tutti gli altri settori hanno dovuto in qualche modo soccombere e adeguarsi a quella che appunto è stata la pandemia. Le soluzioni ce ne sono tanti, di milioni di euro che l'Unione Europea, lo Stato italiano in qualche modo ha messo in campo, altrettanto c'è un piano triennale contro il caporalato, altra piaga che non riguarda soltanto le zone marginali del nostro paese, così come non riguarda soltanto i prodotti a basso valore aggiunto, quale può essere il pomodoro da industria rispetto al vino Franciacorta, per fare un nome diciamo dei marchi importanti italiani.
E quindi bisogna trovare un modo per uscirne e fare in modo che tutti ne usciamo in modo sincrono, che non ci sono dei provvedimenti tampone soltanto perché per i braccianti o dei provvedimenti tamponi soltanto per un pezzo della filiera che sappiamo essere oggi il pezzo più debole, appunto l'agricoltura. E che quindi tutti assieme dobbiamo in qualche modo ragionare, metterci intorno a un tavolo, iniziando a capire quelle che sono le esigenze dal basso, iniziando a capire la mancanza atavica dei servizi, iniziando a capire che dopo la legge Biagi non c'è più un momento, un tavolo di intermediazione locale che mette assieme la domanda e l'offerta delle braccia, sapendo che la parte del consumatore è anche una parte importante e che quindi deve chiedere che sugli scaffali ci deve essere cibo salubre, cibo sano e cibo che deve essere privo da sfruttamento. Sappiamo anche che la parte dei braccianti all'interno di questo tavolo deve essere forte, deve far sentire la propria voce e deve fare in modo che appunto dia una spinta propulsiva e in avanti a tutto il settore. Di proposte, guarda, ce ne sono tantissime e purtroppo non vorrei saturare il tempo di questa conferenza stampa. Però ecco, noi siamo disponibili come imprenditori agricoli o come semplici cittadini che da anni lotta per fare in modo che non ci sia più questo scempio all'interno dei nostri territori. Siamo appunto sempre disponibili ad una pacata discussione sulla vicenda. Grazie. Bene, allora adesso dalla Sicilia Lucia Inzirillo, dirigente sindacale del SIFUS, hanno preparato un bel documento sulla questione delle donne, te lo lascio, delle donne braccianti, te lo lascio lì. Adesso un breve intervento di Lucia, grazie. Buongiorno a Il tutti, microfono, buongiorno prego. onorevole. Mi sentite? Pronto? Mi sentite? Sì, Lucia, ti sentiamo. Ok, buongiorno a tutti, buongiorno onorevole. Grazie per la disponibilità e l'occasione. Allora, la LILCA, Lega Italiana Lavoratori nel campo dell'agroalimentare, oggi intende occuparsi anche del mondo delle donne nell'agricoltura. E quello che vogliamo farvi conoscere è questo documento. Le donne braccianti sono un valore e una speranza per la rinascita dell'agricoltura e per questo un no al patriarcato, al caporalato e alla crisi. Nonostante la naturale capacità storica ed attitudine a gestire la terra, accudire i viventi, conservare i semi, nell'immaginario collettivo le donne braccianti vengono spesso viste come meno importanti rispetto ai propri colleghi maschi. E su loro si scaricano spesso guai e guasti di un sistema agroalimentare che esclude le persone come valore e le persegue con lo sfruttamento solo sul profilo economico. Le donne indigene e migranti sono le più vulnerabili in quest'ambito e quindi fragili vittime del caporalato, perché spesso sono madri di famiglie sottopagate. Basti pensare che percepiscono all'incirca 30 euro al giorno per più di 10 ore di lavoro al giorno. In più, a volte trascorse in serre, quindi in tendoni, a respirare umidità e fitofarmaci. Questo purtroppo non ha confini regionali nella nostra nazione. Lo troviamo in Puglia come in Calabria, in Sicilia, in Lazio, in Piemonte, in Emilia e in ogni altra parte d'Italia. Solo in Puglia i dati che ci fornisce l'INPS ci consegnano numeri da capogiro, cui è possibile valutare in oltre 40.000 le braccianti sfruttate, braccianti di cui non avendo alcuna forma di garanzia di tipo retributiva, contributiva, basterà ben poco per ricattarle, basta dirle se non ti sta bene, domani non lavori, per assicurarsi col ricatto la loro sudditanza. I caporali sono per lo più gli stessi autisti dei pulmini che a notte fonda li accompagnano nei campi, li conducono sul posto di lavoro ed è purtroppo a loro che devono rivolgersi per lavorare e portare un tozzo di pane a casa e quindi sottostare al conseguente ricatto.
Nel nostro lavoro sindacale, minuzioso e costante, negli incontri con le braccianti, le loro storie emergono in continuazione fino a diventare quasi la rassegnazione. Così è normale il racconto dell'ultima vittima di questo sistema, che 24enne e lavora sotto il caporalato da oltre 8 anni, ci racconta che vive come la norma i palpeggiamenti, le violenze verbali e non, di tipo a sfondo sessuale e non. Gli stessi caporali, per aggirare i controlli, hanno comprato delle licenze di agenzie viaggi in modo da figurare come se stanno accompagnando le lavoratrici solo nei campi di lavoro, ma così non è. Se le donne sfruttate con la qualità della manodopera sono per lo più italiane, le donne straniere, e quindi rumene, nigeriane, centroafricane, sono preferite perché più facilmente inducibili alla prostituzione. Quando nei campi arrivano molti più uomini, nel periodo in cui la raccolta si intensifica, pertanto in quel momento i caporali hanno una doppia gratificazione economica. Una di tipo praticamente lavorativa e quindi la raccolta, e l'altra di sfondo sessuale. Nei ghetti che si creano per le campagne di raccolta, il confine tra lo sfruttamento del lavoro bracciantile e quello della prostituzione è molto labile, ed è questo che produce uno stress psicofisico nelle nostre donne molto pesanti, nelle nostre madri di famiglia. Le braccianti italiane, anche se non sottoposte a ricatto sessuale con la stessa entità di quelle straniere, restano comunque schiacciate da questo peso e da questo sistema, nel non poter organizzare la propria vita e quella dei propri figli. Sfido chiunque dei presenti e non a trovare un asilo nido negli orari notturni in cui vengono accompagnati nei campi. D'altra parte, se alle braccianti viene sempre assegnato un numero di giornate agricole dichiarate all'INPS inferiore a quelle giornate realmente lavorate, ci sarà una spiegazione. E queste giornate poi sono molto meno di quelle che vengono dichiarate ai colleghi uomini. Sono certamente la più forte fragilità sociale le donne. Tendenzialmente l'esclusione dal mercato del lavoro e una diffusa sottocultura che rendono le braccianti meno tutelate dei braccianti maschi e meno visibili nel racconto mediatico sul lavoro agricolo. In un sistema globale, gestito dalle grandi imprese, dalla trasformazione agroalimentare e dalle grandi reti commerciali, per chi fissa il prezzo del prodotto agricolo a prescindere dal costo del lavoro, la manodopera femminile è una risorsa preziosa. Un prodotto può costare tanto, ma contenere un tasso robusto di sfruttamento del lavoro femminile e maschile, nero e sottopagato. Negli ultimi anni sono aumentate le donne straniere registrate come braccianti, mentre è diminuito il numero delle tutele ad esse destinate. Il dato rivela una contraddizione interna al mercato del lavoro, mai sanata dalle normative e dalle ispezioni. Il prezzo del prodotto, incidendo sul tendenziale azzeramento del costo del lavoro, come mai accaduto in precedenza nella storia contemporanea, gioca come una scommessa epocale contro i salari e contro la salute dei braccianti. Per porre rimedio a questa condizione disumana, è necessario centralizzare nel sistema pubblico il collocamento delle e dei braccianti, sottrarlo. E ripetiamo, sottrarlo alle agenzie informali, i caporali, e a quelle interinali, non di rado in combutta tra loro e con i caporali, di mediazione, tra domanda e offerta del lavoro. Come è necessario che il trasporto e gli altri servizi siano garantiti dalle imprese così come dalle istituzioni locali. Infine, gli stessi dispositivi contrattuali devono essere modificati al rialzo dei diritti e non al ribasso. Il ricorso al voucher, diffuso soprattutto nel nord Italia, è un espediente adoperato dal sistema di impresa più intelligente ed evoluto per ridurre salari e tutele e deve avere contributi. Perché questo accada, le grandi imprese dovranno ridurre i margini della rendita e del profitto accumulati sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli e sulla
e sul loro sudore. Questo è quello che la Lega Italiana Lavoratori nel campo dell'agroalimentare vuole lasciare a voi, lavoratori della Camera, onorevole. Grazie. Io ti presento l'ultimo intervento. Papa Latif Faye, presidente dell'associazione Ghetto Out Casa Sankara di San Severo, Foggia. Prego, Erbè. Buongiorno a tutti, buongiorno onorevole, grazie per l'opportunità di partecipare a questo incontro, quanto è importante per noi. Allora, noi come Casa Sankara cerchiamo di creare delle alternative ai ghetti che sono in capitanato, perciò la nostra presenza dentro l'Alleanza Sociale per la Sovranità Alimentare e anche dentro l'ILGA. Allora, noi desideriamo richiamare l'attenzione del governo e del Parlamento italiano sull'ormai decennale questione dei braccianti agricoli stranieri, sfruttati nei campi senza contratto, senza diritti, in condizioni disumane e alla merce di caporali in combutta con gli imprenditori agricoli. Noi chiediamo che lo Stato italiano metta mano in modo definitivo a questo problema, impegnandosi attivamente nella regolarizzazione dei braccianti agricoli stranieri, ma non mediante il meccanismo delle sanatorie. Chiediamo un'azione a più livelli se si vuole veramente strappare migliaia e migliaia di persone che non hanno nessuna protezione, nessuna tutela, nessun punto di riferimento dalle mani della criminalità organizzata che purtroppo e spesso rappresenta per loro l'unico sistema di protezione, tra virgolette. Invece è lo Stato che deve essere maggiormente presente e rappresentare il loro punto di riferimento. Le azioni a più livelli devono riguardare un sistema di penalizzazioni e di incentivi, grazie a cui le imprese agricole che agiscono in modo etico, utilizzando manodopera senza sfruttamento e con contratti regolari, possano accedere a delle premialità e a degli incentivi, mentre laddove vengono trovate in condizioni di irregolarità, possono andare incontro alla penalizzazione e all'applicazione di provvedimenti più severi. Il sistema di penalizzazione e di incentivi non devono riguardare solo l'imprenditore agricolo, ma tutte le aziende della filiera agroalimentare, dal campo fino allo scaffale del punto vendita. Un sistema di presa in carico del lavoratore straniero e di tutela che riconosca in modo meno complicato possibile e più diretto le condizioni di lavoratori e i diritti e doveri a essa connessa, affinché lo Stato non sia qualcosa da cui difendersi, da cui nascondersi, ma l'interlocutore immediatamente raggiungibile e a cui rivolgersi senza barriere di alcun tipo per poter emergere dall'illegalità. E speriamo che il nostro messaggio possa arrivare a tutti gli onorevoli che possono agire concretamente perché chi soffre, chi vive dentro le baracche, non ha il tempo di aspettare le leggi, perché chiede e vuole subito l'intervento dello Stato e dentro purtroppo queste baracche lo Stato non c'è. Grazie. Grazie, a te. Grazie, purtroppo l'ultimo collegamento si sentiva, diciamo, si sentiva non bene, però ho capito, diciamo, i passaggi che ha fatto Papa. Ringrazio tantissimo per questo contributo. So che entrambi i documenti sono disponibili e quindi mi metto anche diciamo, a disposizione per inoltrarli e farli come dire, viaggiare all'interno del Parlamento perché credo che questo sia fondamentale. Io vi ringrazio per questa occasione perché credo che le proposte che state presentando oggi siano importanti da molti punti di vista. Guardate, io ho una storia di ambientalismo, arrivo alla politica dall'ambientalismo e so bene quanto l'agricoltura sia centrale nella lotta ai mutamenti climatici e quanto sia vittima
dei mutamenti climatici e quanto nel concetto di agroecologia è necessario sia dentro la qualità del lavoro, i diritti, la giustizia e naturalmente la qualità del prodotto. Sono dimensioni che si tengono tutte insieme e volevo ringraziare in particolare Lucia per il contributo del documento sulle braccianti, perché credo che sia uno spaccato davvero fondamentale per ragionare anche dello stato di salute dei diritti in questo paese. Il dato sulle donne braccianti in Puglia sfruttate è un dato davvero clamoroso, da brividi, come si diceva, e credo che sia fondamentale tenere insieme queste dimensioni. Cioè io questo colgo dal documento che stiamo presentando oggi, che c'è una dimensione della qualità dell'agricoltura che è direttamente connessa con i diritti, le modalità, i processi produttivi e la lotta ai mutamenti climatici, il riconoscimento del fatto che si tratta di un lavoro usurante, la lotta al caporalato e quindi per una battaglia di legalità. È questa poi l'agroecologia. Si diceva appunto, giustamente Gianni all'inizio diceva che non si tratta, diciamo, di emendare un sistema, ma di ripensare il modello totalmente. E io credo che questo sia davvero un piano organico che ci aiuti a difendere il lavoro, ma a partire proprio da una qualità dell'agricoltura. Quindi non è solo una battaglia dei lavoratori e delle lavoratrici dell'agricoltura, ma dovrebbe essere una battaglia trasversale. Anche dei consumatori, non so come dire, no? Perché è evidente che la qualità dei prodotti che arriva è direttamente proporzionale alle cose che ci siamo detti oggi. Io direi che queste proposte cerchiamo di farle vivere. Mi metto io a disposizione il collega Lombardo, che purtroppo ha avuto un impedimento e non è riuscito a essere qui con noi, ma insomma, prima c'era il senatore Trentacoste. Ci mettiamo a disposizione per far vivere queste proposte e questi contenuti all'interno del Parlamento. A partire, Maurizio, a proposito della proposta su mutamenti climatici, calamità e giornate di lavoro non retribuite, quello è urgentissimo perché noi oggi abbiamo la scadenza per presentare gli emendamenti al decreto Sostegni Bis e quindi è fondamentale, diciamo, presentarlo immediatamente qui e al Senato, ma purtroppo lo dico in maniera trasparente, ormai siamo abituati che se una Camera lavora un provvedimento dall'altra invece si mette la fiducia, quindi è fondamentale presentarlo qui ed ora e usciamo, diciamo, anche con una perfetto, e usciamo con una prima cosa pratica, una messa a terra fondamentale per questa conferenza stampa, però davvero vi ringrazio perché diceva Papa Latilfaye, diceva un'occasione importante, lo è per noi perché davvero la politica ha senso se poi si mette in ascolto e cerca di recepire, no? E di incrociare gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici in campi così delicati e identitari come quelli agricoli. Mi ha colpito molto Gianni questa definizione che hai data all'inizio, no? Noi abbiamo perso la nostra funzione produttiva e siamo diventati una piattaforma commerciale. Ecco, credo che su questo noi dovremmo fare veramente una battaglia culturale prima, ma politica forte per invece ridare senso alla produzione e al lavoro agricolo in questo paese. Io vi ringrazio. Gianni, vuoi dire tu due parole di No, chiusura? Abbiamo ancora 5 minuti. ringrazio voi, ringrazio te, ti ringrazio a nome di tutti. Io non so adesso se c'è un minuto o due per qu qualche domanda, non so come siamo messi, se abbiamo tempo. Abbiamo 5 minuti, se qualcuno di loro magari la vuol fare, soprattutto a te, Rossella, così. Se no, andiamo avanti, chiudiamo. Sì, Credo che Serena Valastro, giusto? Salve, sì, Serena Valastro da Sicra Press. Se è possibile, vorrei fare innanzitutto una prima domanda a Maurizio Grosso. Appunto, lei ha parlato di impresa e braccianti agricoli. Ecco, qual è il legame? Cosa c'entrano effettivamente impresa e lavoratore, impresa agricola e lavoratore? Grazie per la domanda. La domanda rappresenta la sfida che ci siamo dati.
se diciamo le due soggettività non vengono viste in maniera contestuale e quindi i problemi dell'uno e dell'altro non vengono affrontati in maniera contestuale, vuol dire i problemi che abbiamo davanti non si risolveranno mai. Per queste ragioni noi abbiamo il compito di ripensare a un sistema, un nuovo sistema. Non possiamo emendare il sistema che abbiamo perché è appunto inemendabile. Su questo poi magari invece se tu dici, allora se il pomodoro al campo viene pagato 9,5 centesimi al chilo, il pomodoro d'industria per fare le salse, e poi mentre produrlo costa a qualsiasi impresa decente, non quella del bio, costa il 30-40% in più di quello che viene pagato. Allora abbiamo tutti un problema, ce l'hanno i lavoratori che sanno già prima di iniziare la loro giornata di lavoro quale sarà la condizione in cui verranno pagati, e ce l'ha l'impresa che sa che deve passare la nottata, da qualche parte deve vedere come far quadrare il bilancio. A volte lo fa non pagando il contratto pieno, a volte lo fa non pagando i contributi. Per esempio, perché non ce la fai? Arrivi a fine mese e non ce la fai. Quindi noi abbiamo un problema. I lavoratori hanno diritto a salario e le imprese hanno diritto al reddito. Voglio che fra di noi, voglio che sia chiaro, dentro l'alleanza non ci sono equivoci. Non c'è un'idea, siamo tutti nella stessa barca, amiamoci e dimentichiamoci i problemi. Uno deve avere un salario, deve fare un lavoro. Un altro deve pagare, dare una paga e ha bisogno del reddito. Dentro questo, come è normale che sia, ci sono le contrattazioni, ci sono i conflitti, ci sono le trattative, ma c'è un punto. Tutti e due questi soggetti hanno di fronte il problema più grande di questo tempo. Ce l'hanno le donne, ce l'hanno i migranti, ce l'hanno i braccianti e ce l'hanno i contadini e gli agricoltori. Uno è che questo paese non considera più il lavoro, né quando lo fai come lavoro salariato, né quando lo fai come agricoltore e come famiglia, che spesso finisci con autosfruttarti per arrivare poi a fine anno e a far quadrare i conti. Due, che tutto questo la GDO non può non saperlo. Non può non saperlo. Se la GDO paga quel pomodoro, 9 sa che quel pomodoro viene pagato 9,5, non può non essere complice di questo sistema. Allora noi abbiamo un problema che dobbiamo capire insieme, ognuno per la propria parte, non dimenticando che ci sono le differenze, sapere che dobbiamo fare una battaglia per salvare la funzione produttiva dell'agricoltura italiana, riempirla di contenuti, bene la rivendicazione del salario e dei diritti, ma non diritti per qualsiasi agricoltura. Ci serve il salario e i diritti e il reddito per l'agricoltura dell'agroecologia di cui abbiamo bisogno. Questo è il punto ed è il terreno che oggi ci permette di costruire l'alleanza e lavorare insieme. Ci sono altre domande? No, direi un piccolo contributo. Prego, Paolo. Abbiamo proprio 2 minuti, ma volentieri le cedo la parola. Grazie. È soltanto un mio sogno di vedere un giorno un gruppo di parlamentari insieme a tutti noi che cerchiamo di cambiare le cose secondo le nostre piccole forze, a fare una passeggiata dentro le baracche e vedere tutta la sofferenza di queste persone. Magari per chi non ha mai visto le baracche o come si vivono dentro le baracche, di accompagnare i rappresentanti nazionali a vedere veramente, concretamente, cosa vuol dire vivere sotto caporalato e sotto sfruttamento, perché questo passaggio è molto importante lì dove vivono gli sfruttati. Grazie. Grazie, sì, volentieri è a disposizione. È fondamentale anche rendersi conto con i propri occhi delle situazioni, al di là del ruolo istituzionale, naturalmente. E quindi organizziamo con Gianni e
Adesso diciamo seguendo le regole Covid naturalmente, però spero che prima o poi ne verremmo fuori, non so se migliori di prima, ma forse più motivati a cambiare le cose sicuramente. E quindi grazie. Io vi ringrazio davvero a tutti e a tutte, per i contributi, per i documenti, per le proposte che abbiamo presentato insieme. È stato dal mio punto di vista una occasione preziosa e ci aggiorniamo presto per continuare a lavorare insieme. Grazie. Grazie.